ragazzi, benvenuti su Game Over Game. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Solito appuntamento di fine mese. Questo mese sarà ricco di titoli, proprio la Nintendo 3DS per motivi di uscita della PlayStation 4. Iniziamo. You've seen firsthand how persistent those reprobates can be. Really is so significant to them that they're willing to go through all of this for her. Iniziamo subito con la prima settimana. Giorno 1 luglio uscirà Star Ocean Integrity and Faithlessness. Questo titolo in uscita per PlayStation 3 e per PlayStation 4, vedremo se saprà discostarsi dai precedenti episodi e cosa andrà ad aggiungere alla serie, e lo aspettiamo per poterne riparlare. So many were killed. Primo luglio avremo in uscita dei studari. E uscirà per PC, PS4 e Xbox One. Passiamo già alla seconda settimana, dove avremo l'uscita il giorno 8 luglio, Romance of the Three Kingdoms 13. Questo titolo è uno strategico, ambientato in Cina. La serie viene da diverso tempo, l'abbiamo visto anche su PlayStation 2 e su PlayStation 3. Potremmo giocarci su PC e su PS4. Giorno 8 luglio avremo l'uscita di Carmageddon Max Damage. Saremo alla guida di auto, in cui il nostro compito sarà quello di investire pedoni e scontrarci. Fare incidenti, insomma. Accumuliamo punti che poi ci serviranno per moddare la nostra auto, comprare degli upgrade, e sembra essere un titolo davvero divertente. La serie è da tanto tempo e aspettiamo quest'ultimo episodio. Che uscirà per PS4 e Xbox One. Primo titolo che esce per PS Vita l'avremo la terza settimana, giorno 12, e sarà Mobile Suit Gundam Extreme VS Force. Sempre il giorno 12 luglio avremo l'uscita di Song of the Deep, che uscirà per PC, PS4 e Xbox One. Questo gioco è un bidimensionale 2,5D. Dovremmo risolvere alcuni rompicapo per andare avanti con i livelli. Sembra un titolo tutto sommato carino, lo aspettiamo per saperne un pochettino di più per poterlo provare. Giorno 15 uscirà per 3DS Monster Hunter Generations. Questo gioco è uno dei più attesi, sì, soprattutto di casa Capcom. Forse sarà uno di quei motivi che ci spingerà, almeno me personalmente, all'acquisto di questa console portatile. Tra l'altro, a breve forse riuscirò a metter mano alla versione online di Monster Hunter, che probabilmente, ragazzi, andremo a caricare una breve sera almeno introduttiva sul nostro canale. E passiamo al prossimo titolo. Tale of sacrifice will be told. Quarta settimana.
settimana si apre con il 19 luglio l'uscita di I Am Setsuna, che uscirà per PlayStation 4, PC e PlayStation Vita. Sempre il giorno 19 luglio avremo l'uscita di Ark Survival of the Fittest. Abbiamo già visto questo titolo prima in Early Access, poi adesso in beta su PC. È un survival crafting game in cui all'interno noi saremo in un mondo dominato dai dinosauri, che uscirà per PS4. Giorno 29 avremo l'uscita di un altro titolo per Fairy Fencer, esatto. È Fairy Fencer F Advent Dark Force per PS4. Staremo a vedere com'è, se saprà differenziarsi dai precedenti episodi. E lo aspettiamo. Defeated the great Batman. Any last requests? How about a joke? Batman must save Gotham. All your sacrifices, and yet, you are the one to blame. Sempre il 29 di luglio avremo l'uscita di Batman Return to Arkham e sarà giocabile su PS4 e Xbox One. Il titolo conterrà due titoli, ovvero Batman Arkham Asylum e Batman Arkham City, quindi avremo due capolavori al prezzo di un solo gioco, e per chi non avesse giocato i precedenti capitoli dopo l'uscita di Batman Arkham Knight, qui avrà la possibilità di recuperarli in versione migliorata. Di luglio, senza data precisa, sarà Hawken per PS4 e Xbox One. Il titolo è un free to play già uscito su PC, saremo la guida di robot all'interno di arena, avremo delle missioni, potremo fare dei versus player, quindi dei PvP, e finalmente si va ad aggiungere a quella che è la lista dei titoli free to play per le console di nuova generazione. Va bene ragazzi, per quello che riguarda le uscite di luglio è tutto. Lasciateci un commento se vi è piaciuto il video, diteci cosa ne pensate, i titoli che pensate di acquistare. Certo, questo mese non ha la quantità, forse la qualità dei titoli del mese di giugno e del mese di maggio, però sicuramente un po' ci sta, se sì. No i soldi. Tra questi poi vi sono anche titoli importanti come Monster Hunter Generation, insomma qualche uscita interessante. C'è. Sì. Quindi lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi se volete. Noi vi salutiamo ragazzi, sì. E ciao a tutti alla prossima. Ciao. Al prossimo mese e alle prossime uscite.